Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati a questa nuova puntata della mia rubrica One Man Band, dedicata alla recensione di uno dei libri forse più interessanti che io abbia mai letto e naturalmente tradotto per voi. Si tratta di Karamojo Safari, diviso in due parti, parte 1 e parte 2, di Walter Dalrymple Maitland Bell, detto Karamojo. Karamojo è stato il più grande cacciatore di tutti i tempi, è stato un gentleman. Ho dedicato a lui alcune trasmissioni, già che potete trovare sul mio canale, appunto Wild Hunters, e vi consiglio di andarle a vedere perché parlano di un uomo, di un cacciatore straordinario, di un uomo, uno dei pochi che sia sopravvissuto integro ai safari africani dei primi del Novecento, ma soprattutto fu un businessman accorto, da buono scozzese, e un uomo che ha lasciato il segno a quei tempi in Africa, perché pur essendo un inglese, quindi un colonialista, fu sempre estremamente generoso con i locali, tanto da guadagnarsi la stima e la fiducia, non fu mai toccato e lui frequentò luoghi veramente pericolosi, tanto che proprio in testata del suo libro lui riporta una scritta che vi voglio leggere. Questa è la vera storia del mio safari nella Karamoja, è una regione, la Karamoja dell'Uganda, dell'attuale Uganda, compiuto qualcosa come 50 anni fa, quindi nel 1902, quando questa regione dell'Africa era totalmente sconosciuta. E ancora oggi, sebbene viviamo in un periodo di moderni trasporti, rimane per lo più sconosciuta. Ai tempi degli avvenimenti narrati in questo libro, l'autore fu il primo uomo bianco mai visto dagli indigeni locali. Purtroppo le condizioni qui descritte non si ripeteranno mai più. Infatti, Karamojo compie il suo primo safari nel 1902. È un safari che dura 6 mesi e che gli frutta 170 teste di elefante, sparati per lo più con un Lee Enfield 303 British e con un 7x57 Mauser Rigby, e che lo impegnerà con 280 persone di servizio, alle quali lui tutti i giorni deve dare da mangiare, quindi ai 170 portatori d'avorio, per i quali lui guadagnò un qualcosa che io ho calcolato, perché nella fine del libro lui descrive esattamente tutto il conto della spesa, della serva, d'accordo? Quello che ha speso e quello che ha guadagnato. Però riportandolo in denaro attuale, di valore attuale, possiamo considerare attorno ai 2 milioni e mezzo di euro attuali. Ma oltre a quei 170 elefanti, che portarono una media di 53 libbre d'avorio a zanna, quindi alcuni elefanti avevano solo una zanna, ma considerate un po' la quantità d'avorio spaventosa, lui dovette tirare non meno di 4.000 altri animali da carne o da pelliccia, infatti guadagnò anche tanti soldi con le pellicce di leopardi e leoni, ma dovette uccidere tantissimi bufali, zebre, giraffe, proprio per dare da mangiare, da vestire, e proprio per le suppellettili, d'accordo, per tutto l'enorme staff, le quasi 300 persone che seguivano, che componevano il suo safari. Questa è la storia del safari più interessante nella storia della caccia in Africa, perché se si parla di un safari, si parla di questo safari, perché fu organizzato in maniera per quei tempi, per il 1902, in maniera impeccabile e modernissima. Lui stipendiò tutti, questo è un fatto eccezionale, perché all'epoca vi potete immaginare
che rispetto ci potesse essere per i neri da parte dei colonialisti, ma lui invece da militare li trattò come soldati, quindi gli dava una paga con cui loro si poterono permettere di acquistare armenti e vivere in grande prosperità loro e le loro numerose famiglie. Quindi un uomo intelligente, ma anche di grande cuore. In questo doppio libro, infatti dovete pensare che il libro è molto grosso, il libro originale dall'inglese, non è stato facile tradurlo perché questo è un uomo di cultura che parlava un inglese che io trovo antico, non in inglese moderno, con termini, con vocaboli che negli attuali vocabolari non esistono, quindi sono dovuto andare a fare delle ricerche spaventose su internet. E per questo motivo questi due libri mi sono costati quasi 2 anni di lavoro. E di questo libro in italiano ne era stato tradotto solo la prima parte in pochissime copie, che tra l'altro ho trovato di recente a un mercatino, ma ho trovato insomma tradotto da probabilmente un traduttore bravissimo quanto si vuole, ma non era cacciatore, quindi ci sono degli sfondoni tremendi, ma intendiamoci, degli sfondoni pazzeschi esistono anche sui libri di Hemingway. Io infatti ho in mente di tradurre Il Vecchio e il Mare in versione integrale, perché ci sono, ho contato, 16 termini che nell'originale dicono una cosa e lì ne dicono, vengono tradotti, insomma, anche secondo me è vergognoso che un autore di grande fama, vincitore di un premio Nobel, debba essere trattato così. Comunque, lasciando da parte un attimo Hemingway, Caramoggio fu uno scrittore sopraffino, soprattutto nel descrivere le situazioni, questi avvicinamenti agli animali, queste strategie, perché era uno stratega. Lui utilizzava strategie quasi militari, perché da solo, con un solo nero, affrontava un branco di 40-50 elefanti che, è vero, a quei tempi non erano abituati alle fucilate, ma nel giro di pochi anni lo furono e quindi erano pericolosissimi nell'erba alta. Si inventò degli stand da dove, portatili, dove lui si arrampicava per poter sparare sulla Elephant Grass, che è alta 2,5 metri, 3 metri, per essere allo stesso livello del cervello dell'elefante, quindi con una pericolosità incredibile. Quindi fu un uomo che poi in questi libri insegna anche a sparare all'elefante, che l'elefante è alto, quindi l'angolo di tiro è sempre dal basso verso l'alto. E quindi con delle tavole, infatti fu un uomo che prima di affrontare l'elefante capì il problema e sezionò la testa, i crani dell'elefante per capire dove era sistemato il cervello, dove era, poi aprì, fece grandi sezioni fatte fare dai suoi uomini per capire esattamente dove era il cuore, quanto era grande, i polmoni dove erano. Quindi fu un attentissimo cacciatore fu per questo che abbatté nella sua carriera più di 1500 elefanti e subì pochissime cariche, veramente pochissime. Utilizzò calibri che oggi qualcuno di questi neocacciatori consigliano appena appena per il capriolo. Lui ci ammazzò 900 elefanti, sto parlando del 7x57 Mauser, del 303 British, figuriamoci un po'. Col 303 British abbatté quasi 8.000 bufali, vi potete immaginare, e oggi si discute se è più efficace il 375 o il 416 o il 470 Nitro Espresso o il 460 Weatherby Magnum. Insomma, ecco, probabilmente il motivo per cui molti cacciatori evitano di leggere questi autori qui è proprio per non vergognarsi di se stessi. Io ho avuto pochi pregi nella vita, ma uno è stato quello dell'umiltà, perché ho letto sempre questi autori per imparare come hanno fatto, perché sono sopravvissuti a certi animali, a certi tempi, a
alla non tecnologia, perché queste persone bevevano l'acqua dei pozzi, l'acqua dei fiumi, quindi erano gente coraggiosissima. E anche in questo lui fu medico di se stesso, perché non prese mai niente di serio in Africa, in certi posti. Fu attento all'igiene, attentissimo alla cottura delle carni, fu veramente, ecco, io ho imparato più a leggere Caramoggio che a tutti gli altri autori messi insieme, va bene? Come cacciatore, dopo i miei due maestri di caccia, devo moltissimo a quest'uomo e vi consiglio vivamente di leggere questi due libri e Le peripezie di un cacciatore elefante, che è un libro che, diciamo, è un excursus di tutta la sua carriera. Questi due sono focalizzati su quel capolavoro che fu appunto il safari nella Caramoja, il primo safari che fece, perché vi renderete conto che imparerete tante cose e vi sentirete più umili, perché molti cacciatori che fanno un tipo di caccia si sentono degli eroi, ma in realtà dovrebbero leggere questi libri per ridimensionarsi moltissimo, perché quello che mi dà fastidio è sentire certi cacciatori parlare in certi modi, d'accordo? Soprattutto di questi qui, senza sapere assolutamente niente, va bene? Infatti la cultura venatoria in Italia è uno degli argomenti meno curati dal cacciatore, e questo mi dispiace tantissimo, ed è quello che fa la differenza fra il cacciatore italiano e i cacciatori tipo francesi, inglesi, americani, che sono divoratori di libri e di conoscenze. Per questo la caccia da loro non ha i problemi che invece ha da noi, che rimaniamo l'unico paese al mondo dove ancora si parla di chiuderla. Perché? Perché siamo impossibilitati a dare il buon esempio, perché siamo ignoranti, d'accordo? Potete, come ho detto, trovare questo libro sul mio sito web www.libricacciaepesca.com. Li trovate tutte e due in formato cartaceo, ma anche in formato PDF aperto, che potete consultare sul palmare, sul tablet, sul computer o su qualsiasi altra diavoleria della tecnologia moderna. Bene, grazie dell'attenzione e arrivederci.